Ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Anche oggi andiamo a spacchettare e questa volta so come si legge il nome del sito. Intanto ve lo metto qua, così voi ve lo leggete. E io ci provo. B-B-Craft. Spero di aver detto bene. Anche questa azienda mi ha fatto scegliere alcuni oggetti dal loro sito e vi dico che è stata davvero dura scegliere qualcosa perché avranno tipo 7 milioni di articoli e tutti esageratamente perfetti per poter fare dei tutorial. Però io ho deciso di direzionarmi verso un unico obiettivo, che è la resina. Ora sto in fissa con la resina, quindi sto scegliendo stampi. Lo so che sul mio canale non ci sono tanti video del genere, però io in realtà nel mio laboratorio sono invasa letteralmente dagli stampi. E allora quale occasione migliore di questa per poter iniziare a ricolare insieme a voi la resina? Non vedo l'ora, spero che vi piaccia. E la regia mi sta guardando perché è lì ferma con il pacco e non l'ho ancora chiamata. Hai ragione, tirami il pacco così torni a fare quello che stai facendo. Eccolo qua il pacchettone di oggi, come vi ho già un po' detto, contiene tanti e tanti stampi. Anche questo pacchetto è arrivato prestissimo, adesso però voglio andare a vedere nel dettaglio insieme a voi cosa contiene e poi arriveranno altri video perché quello che vedremo qua dentro voglio andarlo a provare. In più mi hanno anche dato un codice sconto, quindi non vi resta altro che rimanere con me perché dopo lo scoprirete. Andiamo! Come vedete sono sigillati benissimo dentro il loro pluriball, perfetti. In più loro mettono il bigliettino con quello che avete ordinato e anche l'immagine. Questa è una cosa positiva almeno per me perché ricevendo molti pacchi a volte non ricordo neanche cosa ho ordinato. La prima cosa che vedete è questo, che è un semplicissimo nastrino di nylon. E questo l'ho preso esclusivamente per arrivare alla cifra che l'azienda ti mette a disposizione. E siccome io ci tengo a sfruttare al minimo centesimo quello che mi viene omaggiato, ho pensato di prendere questo filo di nylon, però vi giuro che credevo fosse più spesso. Non lo so, non è che mi faccia impazzire. Io sono abituata a un altro tipo di filo, però sicuramente è da provare perché dovrei andare a testare la resistenza. Comunque questo è l'ultimo oggetto, non il primo che ho preso, perché era quello che doveva fare il budget. Adesso tolto quello, veniamo al sodo. Da quale partiamo? Ok, dai, voglio partire da questi. Ho adorato e so che adorerete anche voi. Eccoli qua. Guardate là quanta robina c'è in un solo kit, perché ho proprio scelto lotti completi. Ora andiamo a vederli un attimo insieme perché ho visto cos'era all'incirca per capire chi era il sito, ma non ho aperto nel dettaglio niente per non andare a togliermi del tutto la curiosità nel farlo poi con voi. Questi sono contagocce a pipetta e possono fare veramente comodo, specialmente per questo genere di stampi. E poi ci sono le spatoline, cucchiaini, insomma, anzi nel mio canale si dice cucchiaioschi, spatoloschi. Poi passiamo agli anellini, occhiellini e questo penso e credo sia una catena. Una, due, quante? Una oro e un argento. Sono andata un attimo a rivedere l'ordine perché pensavo che ci fosse più collanine dentro. Invece no, ovviamente ho sbagliato. E erano presenti una collanina oro e una collanina argento. Quindi va benissimo, sono io che sono sbadata. E poi ci sono i... non so come si chiamano questi in gergo tecnico. A parte che lui è tutto sgangheratino, ma non vi preoccupate perché è normale, si sistema. Però non so davvero il loro nome. Supportino di stampo? Supportino di cristallo? Andiamo intanto a vederli. No vabbè, questo è troppo carino. Vi dico già che io a casa ho diversi stampi per cristalli, però nessuno è fatto in questa maniera perché sono tutti chiusi. Sono fatti come questo. Si va a introdurre la resina qua dentro e poi è molto problematico e difficoltoso toglierlo dallo stampo. Mentre così magari poi dobbiamo andare un po' a rifilare questa parte, però sicuramente è molto più facile estrarli dallo stampo. Ma per essere sicuro di questo e di quello che sto dicendo, dobbiamo andare a provare. Non so se riuscite a vedere la tramatura che ha dentro. Io sono davvero curiosa di vedere come sarà il risultato finale. E questi qui sono i gancetti che andranno a concludere la creazione, che poi verrà munita di anellino che poi andrà montato su, non c'è più, eccola qua, sulla catena. E con questo avete visto il primo kit. Vi lascio immaginare come sarà il secondo. A few moments later. Eccolo qua, è stato inserito qui dentro a pressione.
Sono davvero in base da stampi e la cosa mi piace tantissimo. Anche in questo hanno messo pipettine e spatoloschi. Ve l'ho già fatto vedere e tolgo. Poi hanno carinamente messo anche, e se ordinate questo kit troverete tutto anche voi, i guanti fatti a ditino. Non l'ho mai provato, ma è una cosa un po' strana. Comunque, ok, carini. Non so se li andrò a utilizzare, perché io solitamente vorrei proteggere anche il resto della mano. Però belli, sì, diciamo. Poi ci sono tutti gli stampi. E la cosa che mi ha fatto prendere proprio questo kit è stata che diventeranno dei portachiavi. E fin lì ci siamo. Che al suo interno contengono acqua e tutto ciò che vogliamo. Avranno la loro base. E qui sarà veramente difficile realizzare. Non lo so cosa verrà fuori, perché non l'ho mai fatto. E quindi sarà veramente proprio un esperimento. Comunque, una volta che la resina ha catalizzato, abbiamo ottenuto la nostra creazione, noi dovremmo andare a sigillare a mo' di tappo. E poi dopo capirò anch'io, perché così non so bene cosa dirvi. Dovremmo poi andarlo a riempire d'acqua e qualsiasi altra cosa vogliamo. Ma sarà tutto un esperimento che proveremo insieme. E in più anche loro hanno messo gli occhiellini e i gancetti a vite. E per ognuno di loro c'è anche il suo portachiavi. Quindi io direi che con quest'ultimo kit abbiamo visto tutto. Spero che anche voi non vediate l'ora come me di vedere cosa riuscirò a tirar fuori da questa roba. La legge mi sta facendo notare che non vi ho ancora parlato del codice sconto. Il codice che mi hanno generato per ottenerlo è Barbara5, con il quale avrete diritto di uno sconto di $5 su una spesa pari o superiore a $40. E io, se tornassi indietro, quanti $5 avrei risparmiato? E dimenticavo, è valido fino al 2023. Approfittatene! Later. Quindi vi mando un bacio a tutti e dico a tutti, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un like, per me è veramente importante. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!